Salve a tutti, sono Claudia Muñoz, CEO della Eucon, un'azienda distributrice di dispositivi elettromedicali di imaging utilizzati in cardiologia interventistica, in neuroradiologia e in terapia intensiva. Sono a capo di questa azienda dal settembre 2018, dopo una lunga esperienza già nell'ambito dell'elettromedicale per tantissime aziende a rilievo internazionale. L'azienda è stata fondata da uomini e aveva già un portafoglio prodotti molto vasto e interessante, ma nonostante ciò il suo fatturato non riusciva a crescere. E quindi era evidente la presenza di un management molto preparato, però secondo me l'organizzazione e i comportamenti erano cristallizzati in un condizionamento maschile molto sbilanciato. Quindi secondo me era necessario inserire le donne. Infatti nell'organigramma precedente c'era un'unica donna presente in questa azienda. Da qui il mio percorso di cambiamento, ma sostanziale, però fatto di piccoli passi in modo da non dare uno scossone troppo forte sia alle persone che erano in azienda e sia quindi alla performance della società. L'avvento della pandemia ovviamente mi ha aiutato molto perché ha aiutato molto le società piccoline che quindi avevano la forza e l'agilità di poter affrontare il cambiamento in maniera rapida e sostanziale. Per me è giunto però il momento di dare un po' di spazio in più alle donne, e perché la donna secondo me ha una tenacia, una responsabilità, una voglia di fare che la rende, non dico esclusiva, ma quasi. Quindi ho cominciato l'anno scorso con il mio progetto Donna Lab, che è un progetto medio e lungo termine che vede ovviamente la donna in prima posizione per il raggiungimento dell'eccellenza operativa, per migliorare la soddisfazione sia dei nostri clienti che anche dei nostri dipendenti, voglio dire che è un aspetto secondo me fondamentale, e quindi stare in prima battuta. Nonostante infatti io sia il CEO, ci sono sempre presente sul campo ed è giusto e doveroso da parte mia affiancare i miei clienti sempre. Un'ultima anticipazione che le faccio, che io prevedo per il 2023, è vorremmo una nuova figura professionale con competenze in marketing e vendita che abbia accesso anche a dei protocolli, alle linee guida a livello internazionale e si chiamerà NTA. National Therapeutic Advisor. Sarà una donna? Questa sarà la mia prossima sfida, ma io me lo auguro. Grazie per l'attenzione.